Benvenuti da stabiasport.it, il sito di tutto lo sport di Castellammare di Stabia. Visita www.stabiasport.it. Lungo la zona che poi porterà nella parte più bella che attraverserete, una parte che vi lascerà ammirare la penisola sorrentina, ancor di più vi lascerà ammirare l'isola di Capri e ancor di più vi darà la possibilità di ammirare un pezzo della parte iniziale della costiera amalfitana. È una zona che merita di essere guardata anche con l'occhio del turista, anche se siete interessati ad effettuare una gara che vede le premiazioni, che vede una classifica in cui sia maschile che femminile saranno premiati i primi tre delle categorie maschile Open, Elite Under 23, Under 21, l'Elite Master, Master 1, 2, 3, 4, 5 over e le donne, Under 23, Under 21 e Master Woman meno 39 categoria prima e Master Woman categoria 2 più 39. Questi sono i premi gara, i risultati che andrete a poter ottenere in questa gara di 30 km, ripeto, prova valida, seconda prova valida per il Giro della Campania Off-Road 2012. Uno sport questo dove al divertimento si abbina l'amore per la natura, ma peraltro Insieme per la Natura è una delle associazioni che ha preso parte all'organizzazione della manifestazione, unitamente all'Associazione Volontari del Faito, che sono coloro i quali sorvegliano questa nostra montagna che fa da cornice alla parte marina della città di Vico Equense. La nostra cartolina è fatta in questo modo, la cartolina che dà il nostro mare ma che dà alle sue spalle la nostra montagna, la montagna più alta dei Monti Lattari, che vi guarderà attraversare alcuni boschi che vi porteranno a Santa Maria del Castello, come già abbiamo detto prima. Ancora patrocinata dal comune di Vico Equense e dal Parco Regionale dei Monti Lattari, questa manifestazione è iniziata lo scorso anno con una gara, l'organizzatore Pino Cosentino mi ha detto quasi in sordina, quest'anno ha avuto una exploit di cui si è molto contenti visto la risposta che è stata data, perché si ritiene che la gara, oltre ad essere interessante sotto il profilo del suo sviluppo, diventa interessante anche per quello che deve essere i risultati che possono essere conseguiti. Ripeto, sono collegati il divertimento con l'amore per la natura, perché andare in bike significa utilizzare un mezzo particolare che consente di attraversare zone che non possono essere fatte se non con un tipo di bicicletta di questo genere. Una bicicletta che ha le sue particolarità, le sue attenzioni, il suo modo di doverla portare, le cinque motivazioni che spingono a salire su un tipo di bicicletta simile, che ciascuno rende personalizzata, perché ha necessità di sapere a che altezza va il suo sellino, a che distanza va il manubrio, a che altezza va il manubrio, cioè è una bicicletta che ha una sua particolarità. Per chi, salirà sulla sua sella e per chi avrà modo di poter godere quello che questo attrezzo meccanico ad alto livello sportivo può dare.
partita. Adesso dopo la prima parte del percorso che hanno effettuato con all'incirca intorno a un terzo del chilometraggio totale, altri passaggi. Vai Luigi, vai tranquillo. Che classe è? Chiese Giovanni, il terzo è 55, Esposito 55. La differenza tra l'anno scorso e quella di quest'anno? Sono più duro. Un attimo da noi, grazie. Che tema dei posti così belli, ma proprio belli, belli, belli. Sentieri e contatto con la natura e belli lunghi soprattutto. Complimenti al comune e alle autorità. Una zona anche come questa più o meno. Sì, ma penso che quella più bella, veramente. E il percorso sulla parte tecnica? Il percorso bello, soprattutto panoramico. Con la veduta di questo finale. Qual è il tempo? 1.22. Allora Tino, perché siete passati su, così di portare anche la piscina. Complimenti.